Ieri sera sono stato a casa di Gerardo Marotta in Viale Calascione. Marotta fa di professione l'avvocato, anzi, fa di professione l'avvocato di successo. Una vita di grandi lucri impegnati poi tutti per la realizzazione del sognato monumento a Sua Maestà Georg Wilhelm Friedrich e a quell'illuminismo napoletano che culminò nella rivoluzione del 1799, nel sacrificio di tanti patrioti, di tanti uomini coraggiosi e di ingegno. Io, mi ha confidato ieri sera Marotta, amo quella rivoluzione. Cominciamo ad amarla allora, all'alba degli anni 50, ammaestrati da Guido Piegari, e da allora non ho smesso di amarla. Amarla nel vero senso della parola, perché vedi, la ragione non basta ad aiutarci a vivere e a capire, è altrettanto necessaria la passione. La mia convinzione è che la storia di Napoli, anzi la storia di tutta l'Italia, si sia fermata lì, come paralizzata dal fallimento di quel generoso tentativo di trasformare la nostra società dalle fondamenta, abolendo le servitù feudali, abolendo le torture e le carceri segrete, abolendo l'imposta sui grani, farina, pasta e pesca, cioè sul cibo dei poveri. Una rivoluzione tanto amabile, per dirla con l'aggettivo che piacque a Luigi Firpo, da indurre il governo a concepire una serie di norme urbanistiche in virtù delle quali a tutte le finestre napoletane rivolte verso il mare doveva essere assicurata la veduta del golfo, senza che nessuno potesse costruirvi davanti sipari di tufo. E che cos'è la modernità se non tutto questo? Avvocato Marotta, nel brano di Ermanno Re, di Mistero Napoletano, che è stato appena letto, c'è il momento in cui la delusione dei giovani del Gramsci, che dicono Togliatti ci darà ragione, Togliatti ci darà ragione, e invece Togliatti gli diede torto. E invece poi nel brano di Derrida, che è stato letto all'inizio di questa trasmissione, sia all'inizio sia alla fine, Derrida insiste sul fatto che quest'uomo ha avuto ragione più di tutti e prima di tutti. Come vede la sua impresa fra il torto che le ha dato Togliatti e la ragione che le ha dato Derrida? Veramente la verità è un'altra. Piatti ci convocò alle botteghe oscure e disse che noi dovevamo prendere le sorti del partito domani, l'indomani. Perché del resto il segretario di Togliatti, Caprara, nel suo libro di ricordi, dice che lui domandava a Togliatti: ma perché dai più ragione ai giovani del gruppo Gramsci, ai funzionari del partito, ai dirigenti del partito? E Togliatti rispondeva, questo sta scritto proprio nel libro di Caprara: perché i giovani del gruppo Gramsci studiano la storia, mentre invece quelli non leggono neanche Pinocchio. Quindi le ha dato ragione anche Togliatti e non solo Derrida. Certo. Allora, visto che siamo un po' arrivati alla fine di tutto questo percorso attraverso l'istituto che è un po' come quello di Cuore di Tenebra, solo che appunto invece di Kurz troviamo l'avvocato Marotta alla fine del nostro viaggio, lei come vede l'idea dell'istituto, l'idea che ha animato questo istituto da lei promosso ormai in 40 anni di storia? Come potrebbe riassumere l'idea dell'istituto? Poiché la rivoluzione napoletana del 99, anzi la controrivoluzione che ha sterminato tutti gli intellettuali, tutti gli intellettuali, e al loro posto mise i nudi capibriganti, i quali poi hanno generato i figli, i nipoti, e si è mantenuta questa classe dirigente di briganti a Napoli, al governo. E tutto questo ha fatto sì che quando io ho cominciato a riflettere c'era tutta la conseguenza di questa controrivoluzione che si prolungava fino ai nostri giorni, per cui Napoli non riusciva a esprimere una classe dirigente, per cui provvedemmo subito a convocare
quanti più amici era possibile, da tutto il mondo. Insieme a Pugliese Caratelli, al presidente dell'Accademia dei Lincei, Enrico Cerulli, facemmo un programma. E qual era questo programma? Il programma di fronteggiare la crisi irreversibile in cui l'ondata tecnologica aveva gettato l'università, aveva provocato la crisi dell'università. I giovani erano sottoposti a un insegnamento monologico e che li avviava verso le professioni, verso il guadagno, come diceva Federico Cesi nel Seicento, e dopo non studiavano più, perseguivano gli obiettivi del guadagno, dell'economia, della posizione, e quindi si creava una società corrotta, infetta. E allora creammo un istituto che potesse rimediare e correggere e collaborare anche con l'università. Noi abbiamo poi tentato, con l'aiuto di Ciampi, di Carlo Azeglio Ciampi, Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica, abbiamo tentato una grandiosa riforma della cultura e della scuola nel Mezzogiorno d'Italia. Quando le forze retrive si sono accorte che noi facevamo una grande riforma nel Mezzogiorno, ci hanno fermato, ci hanno fatto tagliare i finanziamenti e io ho dovuto vendere tutte le mie proprietà per poter continuare quest'opera, per non fermarla, e finora ci sono riuscito. Adesso sono povero, ho venduto tutto, anche i libretti di risparmio dei miei figli. Questo ho potuto fare fino adesso. Aspetto che il governo prenda coscienza di tutto questo. Questo volevo dire. Grazie avvocato, grazie anche per questo che ha detto, grazie per tutto quello che ha fatto. Grazie.